Siamo con Carlo Infante, Urban Experience, ma non solo. Carlo Infante ha un curriculum straordinario, versatile, tante esperienze. Dottor Infante, cultura e sviluppo, come si possono coniugare queste due parole senza rischiare di rimanere nell'ambito degli slogan, delle parole vuote? Beh, sai, la cultura potremmo dire che è tutto, ma è banale detta così. La cultura siamo noi, la cultura sono i territori, la cultura è spazio e tempo. Ognuna battuta, ognuna domanda, no? La cultura è un prodotto o un processo? Allora, è sicuramente un processo, non si esclude che sia anche un prodotto. Ecco, se andiamo mettiamo a fuoco questa cosa, la cultura è un processo, ci rendiamo conto che la cultura non è solo un fatto di autori, di artisti, di produttori, di operatori, ma riguarda gli spettatori, i cittadini, e quelli che non solo consumano. Tenete conto che uno spettatore produce il senso di una cosa. Ricorda a tutti che teatro non significa fare il teatro, ma vederlo. Teatro in greco significa vedere. Si parlava di come prima vengono le tecnologie e poi vengono le arti. La parola greca è tecne e viene qualche secolo prima della parola ars, parola romana. Questo per dire che cosa? Dobbiamo renderci conto che la cultura è un processo di trasformazione. La cultura è quello che ci permette di stare al mondo. E quindi anche quando ci misuriamo con l'innovazione tecnologica dobbiamo renderci conto che è un fattore culturale. Se non capiamo questo siamo out, l'Italia è out. Ho usato un termine tranchant prima. Uno dei nostri problemi è che abbiamo una tara, quella umanista. Ci siamo inventato noi l'umanesimo, una delle nostre risorse maggiori, ma ci ha intossicato. Il nostro sistema culturale è infartuato. C'è più attenzione all'offerta culturale che alla sua domanda. Ecco, io penso che i social network, che non è Facebook, sì, anche Facebook che ha tracimato, impariamo la lezione. A parte che noi in Italia, già negli anni 90, abbiamo creato piattaforme, abbiamo inventato i blog. Qualche anno prima degli anglosassoni, prima degli americani. L'abbiamo fatti noi prima, nel 97, l'abbiamo fatto uno che era proprio un diario online di una biennale dei giovani artisti. Abbiamo invitato le mappe interattive per le Olimpiadi invernali a Torino. Cosa voglio dire? Non è un problema di tecnologie, non abbiamo più l'Olivetti, ok, d'accordo. Gli italiani da sempre inventano tecnologia, ma la cosa interessante del nostro sistema è che inventa comportamenti. E credo che esista un'intelligenza connettiva, non collettiva. Dal punto di vista collettivo siamo un colabrodo, siamo un paese che non sa fare sistema, ma abbiamo un'intelligenza connettiva potenziale interessante e siamo a esercitarla, la comunicazione. Il problema è che non c'è un'attenzione politica e culturale. Dobbiamo renderci conto che la cultura deve stare dove si trasforma, la cultura deve stare dove si innova. Se manca questo passaggio, il paese è perduto. Altro che cultura come driver di sviluppo, non funzionerà mai. Ecco, lei parla di attivazione dei cittadini, cittadini che sono parte di questo processo che è la cultura, ma come possono oggi concretamente i singoli cittadini diventare realmente attori, in qualche modo più protagonisti di questo processo e non limitarsi a subirlo o a criticarlo quando non gli va bene? Sai, della società precedente, quella che ormai è fallita, ci sta cadendo addosso a pezzi, la società industriale, si parlava di catena del valore, quell'asse lineare, no, conseguenziale. Prendi una materia, la trasformi, diventa merce e poi le diverse filiere distributive, tutta quella roba lì. Quella roba lì è in crisi, ma in crisi grave. E siamo dentro, almeno ci dicono, da almeno 20 anni, perché la società dell'informazione, Jacques Delors, il libro bianco del 1996, sono quasi 20 anni, ok, nella società dell'informazione. E dove sta il valore? Il valore pensate che sia negli articoli che firmano i giornalisti o nelle trasmissioni che fanno, no, i videomaker? No, no, il valore è nella dinamica di feedback. Allora, iniziamo a interrogarci sul fatto che possa esserci una nuova rete del valore. Io uso il termine rete non a caso, no? Uno perché non è lineare. E poi si sviluppa nel web. Il web è un'opportunità straordinaria, non è data, cioè non è scontata. Il web lo facciamo noi, il famoso web 2.0 e tutto il resto. Iniziamo a dare senso a tutto quanto questo e lì capiamo anche di come, prima ho fatto riferimento al teatro, il teatro è più dello spettatore che dell'attore. L'attore è un detonatore, ma il teatro si chiude nello sguardo dello spettatore. Iniziamo a portare questo principio che non è una metafora astratta, eh? La civiltà occidentale nasce con il teatro, non nasce genericamente nell'agorà oteniesi.
senza il teatro non ci sarebbero state gli agorà ateniesi, perché il teatro ha sdoganato l'alfabeto. Noi dobbiamo renderci conto che siamo in una fase di transizione che non è solo tecnologica, non è solo di sistema economico, è proprio antropologica. Dobbiamo, non dico superare l'alfabeto, ma implementare l'alfabeto di nuove potenzialità cognitive, no? Basta vedere il rapporto che abbiamo con il touch, no? Il rapporto con i sistemi dell'audiovisivo, non basta più il principio alfanumerico per definire il senso delle cose. Ecco, c'è una generazione che tra l'altro sta crescendo da sola e gran parte degli insegnanti e dei genitori non capiscono nulla. Questa cosa non è mai accaduta nella storia dell'uomo, questo è il nodo culturale. Occuparsi di una generazione che sta intercettando l'opportunità date dai nuovi media e contestualizzarla, darsi veramente una mossa, perché questa finestra si sta chiudendo, è già passata una generazione, non ne possono passare due. Tutto questo abbiamo fatto ad Empa Torino nel 1996, un progetto che io ho curato dal titolo Il futuro digitale, cioè, come dire, c'è una frase di Gibson che dice il futuro è già qui, è solo mal distribuito.